tutti perché eccola qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Questo è il protocollo d'intesa firmato dal Comune di Catanzaro. Nel dettaglio tecnico, che cosa significherà per Catanzaro un polo delle arti? Guardi, è una iniziativa sulla quale stiamo lavorando da tempo. Finalmente siamo arrivati a questa stipula e a questa sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra gli enti che lo hanno, come dire, che hanno aderito, quindi l'università, il comune, la provincia, il Politeama, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio. Abbiamo cercato di mettere assieme quelle che sono le massime istituzioni culturali della città, con la speranza di creare questa rete di collaborazione, ovviamente diversificando quelle che sono le attività dei singoli enti. Non ci saranno mai dei doppioni, tanto per capirci, ma bisognerà lavorare su altri ambiti. Penso a quello della produzione, penso a quello della formazione, alla possibilità di fare laboratori, stage, master, corsi professionalizzanti, in modo da creare anche quelle figure professionali che possono servire nei settori di intervento. È una bella scommessa. Io ne ho parlato anche con il ministro Messa, che tra l'altro è lei che mi ha nominato presidente dell'Accademia di Belle Arti, e c'è una volontà del Ministero veramente di dar vita a questi poli delle arti che, sebbene erano previste già nel 1999, dove c'è stata però una certa disattenzione anche ministeriale, però ora sembra che veramente si voglia procedere su questo, anche perché ci sono delle sinergie, se vogliamo, anche in termini di servizi, anche in termini di collaborazioni che ci devono essere tra l'Accademia e il Conservatorio. Lo stiamo già facendo a Catanzaro, è arrivato un direttore, tra l'altro catanzarese, da poco, dopo una bella esperienza a Catania, mi riferisco a Virgilio Piccari, che è qua a Catanzaro, e stiamo lavorando con Virgilio anche su questo, creare queste sinergie, perché gli istituti di alta formazione, perché di questo parliamo quando di Accademia e di Conservatorio, è un po' un settore che deve trovare ancora una sua giusta definizione. C'è un tentativo di portarli verso il mondo universitario, c'è quello invece di mantenere un'autonomia, quindi anche questo può essere un ponte per creare questa rete con l'università. D'altronde l'università, lasciatemelo dire, sul piano delle attività culturali credo che abbia bisogno anche dell'aiuto delle istituzioni che sono presenti in città. E poi c'è il grande sogno, non a caso si chiama Politecnico Mediterraneo, perché l'obiettivo è quello di cercare di aprire un ponte di collegamento verso i paesi arabi che si affacciano sul mondo, sul mar Mediterraneo, ma anche su quei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, mi riferisco alla Grecia, alla Spagna e la Francia, quindi creare una sinergia e dar vita magari a iniziative importanti che possono veramente rilanciare un ruolo forte del capoluogo di regione, non soltanto limitato all'area meridionale, ma cercando di ampliare i confini. Ed in tempi di guerra ampliare i confini con attività culturali è sempre il miglior ponte per creare sinergie con gli altri popoli. Per la città di Catanzaro un risultato storico dal punto di vista professionale e sociale: i ragazzi potranno finalmente godere di un istituto AFAM nella loro città per potersi formare ed inseguire i loro sogni nella musica. Cominceremo con la divisione di alcune aule, con la sistemazione di un parcheggio che, ahimè, ad oggi insomma non è nelle condizioni giuste per poterci ospitare, però è un intervento che stiamo facendo nell'immediato e non nel futuro, quindi io penso proprio che il nostro obiettivo è cominciare con l'anno accademico 2022-2023, insomma siamo pronti. Questo è un progetto di cui si parla da anni, è un progetto che era nato effettivamente proprio dall'idea del conservatorio, perché il conservatorio è fondamentale per poter continuare con il polo delle arti, e quindi è bello che ci sia questa sinergia che poi nella pratica c'è già, se vogliamo, perché la Carmen è stata realizzata proprio con questa sinergia, cioè l'attività musicale sul palcoscenico di un teatro Politeama di cui tutti quanti rimangono sbalorditi, perché anche lo stesso Enrico Stinchelli non si aspettava che in una città come Catanzaro, che alla fine è in Calabria, comunque è una realtà di provincia, può avere un teatro che invece si può paragonare ai grandi teatri italiani.
L'università partecipa con convinzione a questa iniziativa perché l'università di per sé promuove e diffonde cultura. Peraltro, essendo promotrice fra i promotori, potrà anche dare i crediti formativi ai giovani che parteciperanno, quindi con l'auspicio che possano poi inserirsi anche più facilmente in prospettiva nel mondo del lavoro. Quindi è uno dei ruoli dell'università. Ed è anche un modo per avvicinare il campus al centro storico, una questione di cui si parla spesso. Sì, sicuramente a mio avviso andrebbero effettuate anche ulteriori iniziative per avvicinare l'università al centro storico, e questa è una di esse, anche dei collegamenti veloci fra centro storico, di mezzi veloci tra centro storico e università. Questo è un primo passo, noi speriamo che possa via via crearsi questo stretto collegamento e che Catanzaro si senta città universitaria, perché l'università è una ricchezza culturale che non può essere dispersa o sottovalutata. Questo è il Polo delle Arti, mi stava veramente a cuore perché dopo tantissima attività, diciamo, portata avanti sia dalla Fondazione ma anche dal Tchaikovsky, dall'Accademia delle Belle Arti, anche dal sistema universitario, era giusto metterli insieme e creare questo polo che secondo me darà una chance in più dal punto di vista anche culturale alla nostra città, soprattutto se uscirà questo benedetto, diciamo, bando da parte del Ministero che prevede un polo per ogni regione, e credo che Catanzaro abbia tutte le chance per potersi giocare per via delle strutture importanti, per via delle tante attività, anche delle associazioni private, non dobbiamo dimenticare tutte le associazioni private che faranno parte di questo polo, anche se non saranno direttamente coinvolti nello statuto, però serviranno sicuramente a elencare tutte le attività che sono state fatte in tutti questi anni. Poi con la, diciamo, un'altra cosa che non speravamo proprio, ma io ci tenevo tantissimo, è che dal 94 non si prevedevano sicuramente l'apertura dei conservatori più nelle città capoluogo. In Italia, però, grazie all'attività del Tchaikovsky che poi è stato statalizzato e che ci ha permesso quindi di aprire anche il conservatorio qui a Catanzaro, quindi a costo zero pure per l'amministrazione, perché chi parlava dei corsi che si facevano nel passato, vorrei ricordare che erano dei corsi organizzati dal conservatorio di Vibo, dove il comune comunque pagava una cifra molto importante di oltre 250.000 euro, oggi è a costo zero, e il conservatorio comunque nel capoluogo di regione, quindi è importante. Poi questa struttura molto bella che avete visto tutti, che è la Stella, che è stata data, diciamo, gratuitamente per 99 anni e che verrà anche ristrutturata la, diciamo, l'altra parte che ancora non è stata completata da parte del Tchaikovsky, che avrà dei finanziamenti, è motivo di grande soddisfazione perché si aggiunge al lavoro che ha fatto in tutti questi anni la Fondazione Politeama. Poi, se dovesse finire finalmente questa pandemia, avere anche a disposizione, qui forse non si è capito quanto è importante, avere l'ente fiera dove si organizzeranno anche spettacoli, eventi oltre alle fiere, quello sarà l'unica struttura che darà sostegno anche al teatro dal punto di vista economico, perché tutti i guadagni che si avranno sull'ente fiera potranno essere riversati per dare continuità alle stagioni del Politeama, che, ripeto, in un momento come questo gli enti locali sono in grande difficoltà, non era facile individuare una possibilità come l'abbiamo individuata noi.